Scopriamo con sconcerto e un po' di orrore che un allievo infermiere, evidentemente si sentiva chiamato alla cura, questo Antonio Di Marco di 21 anni, ha ucciso i suoi due coinquilini dai quali era legato da qualche frequentazione, amicizia o forse anche qualche gelosia recondita, che confessa di averli uccisi per quanto erano felici, per invidia della felicità. Abbiamo sentito questa argomentazione già in un ragazzo ucciso a Torino nel Lungo Po qualche mese fa da un migrante magrebino che l'aveva ucciso perché lo vedeva così sorridente mentre andava correndo al lavoro. È sorprendente scoprire che questa invidia della felicità diventa un fattore di morte. Proprio oggi anche scopro da un mio amico di Roma, che è una sua amica, ha avuto un figlio di 11 anni che è salito sopra uno sgabello prima di andare a scuola e si è buttato di sotto, lasciando un tragico messaggio alla madre, dove si era detto che l'uomo con il cappuccio nero gli aveva detto che poteva volare. Credo che ci sia una sottile vena di follia, anzi neppure troppo sottile, una faglia di orrore che attraversa la nostra società. Una società che ha perso il senso della sacralità della vita, che ha perso il senso dei legami comunitari, ha perso il senso dell'identità, ha perso il senso di Dio, della famiglia. E in questo vuoto assoluto non è vero che chi non crede più a Dio non crede a nulla, crede a tutto, anche agli uomini col cappuccio nero, anche alla possibilità di riscattare la propria frustrazione uccidendo la felicità degli altri, anche sostituendo Dio con il demonio. Spiace usare un'espressione così cruda, ma ho la sensazione che ci sia veramente qualcosa di luciferino in ciò che sta accadendo intorno a noi. Da fatti e disfatti è tutto per oggi.